3, 2, 1. Ragazzi, benvenuti e benvenuto Simon Forrester, ospite speciale di oggi. Grazie mille Giulio, sono molto onorato di essere primo guest del podcast di Kaizen, quindi Sì, non l'abbiamo so se chiamato Kaizen Podcast. Per chi non lo fighissimo. sapesse, Kaizen è una filosofia giapponese che viene dalla lean manufacturing, quindi produzione di ingegneria, un concetto di ingegneria e praticamente significa miglioramento continuo. E sì, significa quello, continuous improvement. Change for the better, Abbiamo iniziato una, diciamo, una cosa di abbigliamento. Ho detto cosa perché non mi vengono le parole. Regà, abbiamo già fatto Cosa? questo intro tipo 30.000 sì, volte abbiamo avuto problemi dei tecnici. sì, Quindi ora stiamo tecnico. riprovando e tipo non mi vengono più le parole. Sì. Comunque sì, abbiamo fatto una brand di abbigliamento che si chiama Kaizen Athletica. Ho pensato di fare un podcast. Questo podcast ha come obiettivo di portare alcuni guest, di fare delle conversazioni molto normali, quindi non troppo con delle domande già fatte o altro. È una conversazione, Sammy è il primo, sono sicuro che volete sapere tanto di Sammy, quindi boh, let's get it Infatti, going. ti ringrazio per essere il Yeah. primo, sono onorato. Cheers. Cheers! Cioè, magari poi, che ne so, tra 2 anni veramente sarà figo perché ero il primo di un podcast, Vero. non lo so, famosissimo. Non ci avevo pensato, boh. Beh, infatti ci Non sta, sarebbe male, non ci sarebbe sta, male. sì. Poi abbiamo Quindi, acchittato qua dei microfoni pazzeschi che della Rode. sì, abbiamo proprio investito per fare. Speriamo che riusciate a sentire la qualità dell'audio, così che Ma anche se sì, ma sì. Questi ascoltate. sono microfoni che puoi cantare, cioè sono legit. Fatti bene. Sì. No, io speravo che tipo comunque la gente Veramente fighi. la gente tipo stia riverso nel microfono. La gente, no, che quando stanno fuori camminano e cose varie. Io li ho ascoltati i podcast con una qualità non ottima e un pochino dà fastidio. Ma Invece certo, quando l'audio immagino. è bello, perfetto e crisp, Sì. spero sia così, è Magari ti senti più connesso proprio alla conversazione, come se stai tutta lì. un'altra cosa. Sì, Senti ma meglio, è certo. buona Come qualità. vedere un video non in qualità buona. Cool, allora Yeah. iniziamo. Chi è Simon Forrester? Io direi, boh, dici un po', sei adottato? Sì, sono adottato, nato ad Addis Abeba in Etiopia e i miei genitori sono americani. Però sei E romano però sono e c'hai romano, l'accento romano. adesso ho l'accento romano, sì, sono un po' sfancolato in quel senso. Sì, no, i miei sono un po' hippie, sono un po' diversi e quando avevano 30 anni hanno deciso di andare a Roma, mi hanno adottato e quindi sono cresciuto a Roma ovviamente. Loro si sono innamorati di Roma e giustamente perché Roma è Roma e niente, sono americano, africano, italiano, non si è capito Infatti, bene. io volevo sapere. Cioè, quando dici alla gente che sei italiano, Sì. però parli inglese con un accento americano, Sì. come È reagiscono? molto complicato. Tutti i non italiani mi vedono come un americano e tutti gli italiani mi vedono come un italiano. Questa è sempre stata la mia vita. Quindi un italiano se mi sente parlare dica questo è romano, chiaramente. Gli inglesi se gli parlo in inglese dicono da dove sei in America, chiaramente perché c'ho l'accento fitto americano. Certo. E devo dire che anche io, che comunque con Simon ci siamo trovati in alcune situazioni divertenti, ad esempio alla Troppe. polizia a Dubai, che veramente Sì. loro non credevano No, assolutamente che tu anche eri perché tu hai italiano. dato il passaporto lussemburghese. Quindi. Quindi veramente sì. Eh sì, ci stanno, non direi sono episodi razzisti, sono proprio episodi dove ci sta che uno magari non è che non mi crede, però ci sta che non mi vede come italiano. Se tu mi guardi non è che pensi che sono italiano e ci sta, lo capisco. Poi apro bocca e... E lì sei romano, al 100%. Io a questo punto un pochino ci hai detto chi sei, da dove vieni. Possiamo parlare un attimino della scuola, di come ci siamo conosciuti noi, oppure andare direttamente a parlare dell'università, non Beh, so. io credo è unica la Raccontiamo, storia. allora ti lascio Se raccontare la storia. ci siamo, credo probabilmente alcuni di voi sanno, però ci siamo incontrati al liceo, il primo anno di liceo. E io già conoscevo Giulio perché lui era noto come la persona che andava alle feste della mia scuola e si rimorchiava tutte le ragazze. E quindi, Esagerazione. no, è vero. Quindi io alle medie sapevo che c'era questo Giulio che andava in giro e si rimorchiava le ragazze della mia scuola perché poi loro venivano e mi parlavano di questo Giulio. E quindi il primo giorno di liceo ho beccato lui, sapevo esattamente chi era. E
c'è stato un po' di frizione, credo, all'inizio, almeno dalla mia parte, sicuramente, perché stavo tipo, guarda sto coglione che mi ha fottuto tutte le ragazze. Ah, scusa, posso... Si può... Ma fa quello che vuoi Ah, sul podcast. ok. Sorry. E niente, poi tu sei stato molto carino, ti sei cioè, si vedeva che volevi essere amico, almeno questo è quello che penso io, e poi da là è iniziato un'avventura che, boh, 10 anni dopo siamo qua, una Sono cosa così. 10 anni? No, non so, 10 anni. Quando ci Sono siamo beccati? No, nel... Eh sì, eh otto, sì, 2009 se ci siamo beccati. 10 anni. Fine del 2009. Greve, Pazzesco. 10 anni. Sì. Sì. Fighissimo, quasi 10 anni. E infatti ogni volta che, cioè io adesso mi ricordo quando avevo tipo 16 anni che pensavo, ah, quando uno ha 24-25 anni sono adulti, grandissimi. Invece adesso ancora mi sento quasi un Ma ragazzino, che incredibile assurdo. come è solo l'età che è cambiata, però in termini di... Sì, mi sta toccando i piedi qua L'ho sotto. fatta apposta. Sì, però veramente sì, ci sto pensando l'altro giorno come l'età cambia, io ho quasi 26 anni, che è ridicolo da dire, però io come mi sento dentro, mi sento non un bambino, però sicuramente mi sento ancora un ragazzo, un ventenne Sì. Che che boh. però è super interessante perché tu ti senti così, però Sì. con tutta l'esperienza che hai fatto, comunque l'università e Sì. soprattutto, che adesso ti lascio raccontare perché tu lo sai meglio di me, alla fine hai vissuto a Londra per 5 anni Sì, e 5 anni hai come te, lavorato sì. per Tre 3 anni, 4 anni, anni. sì, 3 anni e mezzo, Sì, sì. sì, sì. Lì com'era un pochino? Vorrei solo che tipo spieghi, racconti quello che facevi, cosa hai Certo, fatto. sì. Io, sì, quindi sono andato a studiare a Londra e il mio secondo anno i miei mi hanno... Cosa studiavi? Studiavo teatro, acting, theater and performance, quindi tuttora adesso ho un pensiero di fare l'attore, mi piace recitare, mi piace essere comico, vivo sull'attenzione di gente, come magari l'avete visto, e quindi sì, sono andato a Londra per vedere un po' come andava la mia carriera d'attore. E secondo anno i miei mi hanno giustamente chiesto di prendere un lavoro perché mi pagavano la scuola e l'affitto, però mi hanno giustamente detto se tu vuoi uscire e farti le birre con i tuoi amici, i soldi te li devi fare te. E quindi mi hanno forzato più o meno a prendere un lavoro, che in quel momento la cosa più facile da fare era lavorare in ristorante, non è una cosa dove devo studiare, devo solo servire gente e prendere ordini, che è abbastanza facile, è il job cliché di ogni attore alla fine. E Certo. mi sono trovato bene nel senso che l'atmosfera era molto bella, e incontravo tante persone e è stato, mi ha cresciuto, è stato un periodo dove comunque dovevo andare al lavoro durante il weekend, quindi venerdì, sabato e domenica stavo tutto il giorno, letteralmente dalle 10 fino a mezzanotte a lavorare e per poi da lunedì a venerdì pomeriggio stavo a scuola. E quindi sicuramente è stata un'esperienza dove mi sono sentito quasi adulto a un'età magari che tanti ragazzi e ragazze possono dire che non hanno lavorato e studiato, e quindi in quel senso mi sentivo molto non avanti, però come posso dire, che tipo avevo messo un piede nel vero mondo. Più proiettato in Esatto, avanti. quando comunque ritornavo a Roma c'avevo tanti amici che facevano gli esami e loro mi chiedevano: ah, te che fai? Io sto lavorando adesso e studio, e quindi tuttora adesso che ritorno a Roma è sempre la stessa cosa, però però in quel senso, parlando anche con te, che anche tu hai lavorato per un anno alla Shell, e non è che mi sentivo superiore alle persone, però in quel senso mi ha dato un po' un sneak peek alla vita reale, che Sì. non è Certo. quella dove hai sempre i soldi che ti arrivano, che puoi uscire e fare quello che ti pare. No, devi essere responsabile e lavorare. Hai detto un sacco di cose che io volevo approfondire, quindi spero che non me le dimentico, Vai, però hai ti accennato un sacco scrivi di cose. Hai giù. detto è un lavoro facile, Sì. alla Lo fine era. la ristorazione è un lavoro Lo è, facile, però allo stesso certo. tempo, se, proprio come ci hai detto te, studiavi, lavoravi. Devi per forza di cose costruire un skill set, costruire quindi degli skills che non tutti hanno. Quindi anche se il lavoro in sé sembra facile o Sì, semplice, certo.
Però, ad esempio, ho imparato cose tipo time management, Oh, ho sì, assolutamente. Sì, time management e anche parlare ogni giorno con persone diverse, cioè, comunque è un ristorante, avevamo oltre 60 posti disponibili, stavamo a Waterloo, che è la stazione più famosa e più incasinata a Londra e probabilmente in UK. E quindi veramente era un ristorante pieno, sempre, ogni giorno. E quindi sì, tutto, cioè, essere più responsabile, pazienza, un casino di pazienza. Come forse sapete, il cliente ha sempre ragione, quindi letteralmente anche per le cazzate più stupide di sempre, gli dovevi dire sì, no, hai ragione, scusami tanto, hai completamente ragione, anche se magari avevano tolto un capello e l'hanno buttato. Devi sempre dargli ragione, quindi in quel senso mi ha aperto un po' il mondo, di Certo. stare, di essere stare sotto a un boss, quindi comunque essere impiccato da lei, spesso e volentieri. Quindi era proprio un po' di tutto, dove c'hai il boss, quindi stai sotto, non puoi fare cazzate perché comunque lavori per qualcuno, devi essere responsabile, stai rappresentando una compagnia. E tutte queste cose, in più ci metti il mio studio, cioè devi essere responsabile. Sì, ovviamente la mia vita sociale ha preso un bel hit, per via Certo, di quello, e però. uno alla fine non ci pensa, ma io mi ricordo quando te alla fine lavoravi, che io magari venivo per il weekend Sì, da Bath tu a venivi sempre, Londra, sì. venivo al ristorante e Sì. comunque sta filmando, Sì, eh? sì, Sì. Scusate ragazzi, è che è la prima volta stiamo controllando le sì. camere, le telecamere, le cose. Sì. No, e tu lavoravi e tutto il weekend lavoravi, quindi tu Eh letteralmente sì. studiavi durante la settimana e poi quando magari i tuoi amici il weekend uscivano, ci becchiamo al club, facciamo festa, tu invece no, purtroppo no, perché avevi il tuo lavoro part-time all'inizio che poi è diventato full time, che ti costringeva il weekend, tutto il venerdì, sabato, domenica, devi stare a lavorare. Sì, l'hai detto proprio esatto, nel senso che mi ricordo i primi mesi i miei amici continuavano ogni weekend a scrivermi, tipo, oh, ce la fai ad uscire, esci, esci, senza pensare che lavoravo. Lo sapevano, però tipo non ci pensavano, anzi mi dicevano, ah vabbè, stacchi a mezzanotte, tanto noi andiamo al club a mezzanotte e mezza, beccaci là. Quando tu non hai capito che sono stato tutto il giorno al lavoro, sono sudato, puzzo de burger, e tipo che adesso vengo e vado a fare festa a un club dopo che ho lavorato 12 ore. E infatti, più i mesi passavano e ho perso un po' il contatto da tanti dei miei amici perché sapevano che il weekend non ero disponibile, quindi non scrivevano. E quindi a una certa è diventato molto, molto monotono, cioè era lineare la mia vita, era sempre uguale. Che non è il massimo, però riflettendo adesso, sicuramente mi ha cresciuto perché non sarei qua probabilmente se non Certo, era. diciamo che all'inizio era il primo approccio al lavoro, diciamo, Sì, in realtà non il primo perché avevi avuto altre esperienze, però piccolina, sì. primo magari fuori casa, fuori dal paese in cui sei, alla fine in cui sei cresciuto, un'esperienza nuova, città nuova, primo lavoro in una compagnia con tipo comunque una gerarchia, capi, 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 capi. La prima esperienza più seria, che però tu sei entrato, hai iniziato part-time e poi piano piano, col passare del tempo, sei comunque salito ad essere tra i top del tuo ristorante e inoltre avete pure vinto, io lo dico perché secondo me è importante, magari ragazzi voi alcuni lo conoscete, GBK, Gourmet Burger Kitchen, che avranno non so quanti ristoranti in Inghilterra, ma tanti, Tantissimi, potenzialmente sono centinaia di ristoranti, di centinaia più. sicuramente, Sì, sì, di e più. il vostro ristorante, il tuo ristorante, con te che eri comunque tra i top, diciamo, capi là, è quello che ha vinto il premio di miglior ristorante GBK di tutta Sì, la catena. Quindi nell'anno, sì, in tutta la catena, è stato. qualcosa avete fatto bene. Sì, credo che l'atmosfera secondo me era chiave. E per i pochi che mi conoscono, mi piace essere solare, divertente, ridere. Quindi io ero molto la persona che faceva un po' tutto all'incontrario e non seguivo le regole, specialmente se io ero a capo. Che di solito era così, cioè tu sei venuto tante volte, io ero il manager on duty, che non so come si dice in italiano, però ero la persona a capo in quel momento. Quando il mio boss se ne andava e l'altro boss pure, io ero in comando, praticamente Certo. ero il terzo in fila. Sì. E quello succedeva quasi
quasi sempre, perché loro ovviamente iniziavano alle 9, si finivano, si mettevano la scaletta, finivano di lavorare alle 3, quindi ovviamente dalle 3 fino a chiusura, che è mezzanotte, ero io capo. Io cambiavo un po' tutto, mettevo la mia musica, che non si può fare, cioè tipo una catena, giustamente, quindi ogni ristorante dovrebbe suonare, certo, una musica, una playlist fatta per GBK, io non facevo quello, e ridevo, scherzavo, facevo battute, flirtavo un po' con tutti quanti. Questo tipo, me lo ricordo, sì. posso attestare. Facevo un po' come mi pareva, e che non in modo per vantarmi o per essere... Sei così, eri sì, così alla sì, fine. Sì, ero così, e la gente, o almeno my team, le persone che lavoravano per me, secondo me erano più contenti lavorando in un'atmosfera che era un po' più chill. Tipo, se uno mi veniva e dice: oh, posso andare a farmi una sigaretta, che stavo tranquillo, sì, vai pure, prendi pure 10 minuti, stai fuori, tanto non c'è niente da fare. Io ero più la persona che dava retta al team e non ai bosses o il management, sì. Ecco. Quindi, se possiamo riassumerlo, è che sicuramente è ottimo avere degli skills, essere bravi tipo con le cose, tipo, che ne so, i numeri, e le cose più classiche, tradizionali, ma che in alcuni ambienti può anche, diciamo, aiutare, fare molta attenzione all'aspetto sociale, socievole, esatto, all'aspetto proprio che unisce tutto il team, perché alla fine se il team non è unito, sì. L'avevamo detto un po' di sere fa, quando abbiamo fatto una parlata, abbiamo parlato proprio di sinergia, che è quando più persone hanno un obiettivo comune, e stanno tutti, tipo, diciamo, che lavorano per raggiungere quell'obiettivo e sanno, come mi ricordo che avevi detto te, che loro sono un pezzo del puzzle, e quindi se io non faccio il mio lavoro, non solo ne soffre, diciamo, io o la compagnia, ma ne risoffre tutto il mio team. Esatto. E di conseguenza abbiamo tutti quella sinergia, quell'obiettivo da raggiungere insieme. Sì. Ed è quello che tu eravate riusciti a fare col vostro team. Esatto, sì, che è molto raro in un'atmosfera di un ristorante, perché un ristorante è molto normale vedere persone sempre scazzate. Si lavora tantissimo, le ore sono brutte, magari c'è un distacco tra la cucina e il manager, esatto, bravissimo, c'è proprio un distacco tra tutti i livelli, e là io quello che cercavo di fare era: se tu stai al di sotto di me pure di 2 gradi, a me non mi frega niente, certo, a prescindere da chi sei e che fai e quanto prendi, non mi frega se tu sei simpatico e c'hai rispetto, non sei il mio amico. E lo facevo con tutti, quindi prendevo il culo tipo come se prendevo il culo no prendevo per il culo il mio head chef, che era il capo della cucina, che era il boss dei boss, e lo prendevo per il culo come prendevo per il culo alla fine anche il mio capo, il capo del ristorante, la prendevo per il culo tantissime volte, prendevo un po' per il culo tutti, al punto che era tipo, si sapeva che ero così, però il rispetto è sempre rimasto, perché avevo quella linea di: tu sei giocherellone con me, puoi fare quello che ti pare, però se sorpassi una linea, tipo, non sarò più puoi simpatico. Essere giocherellone, ma devi essere responsabile, esatto, e continuare a, diciamo, fare, sì, è trovare quel bilancio, cioè di venerdì sera, se tu vuoi andarti a fare 10 minuti di sigaretta non lo puoi fare, domenica puoi pure andare per un'ora, capito? Essere responsabili. Comunque, credo il punto che volevi fare era che, tipo, con una sinergia e bonding experience e team effort si può arrivare lontani. Magari anche quello è il motivo per cui alla fine mi hai chiesto di venire a lavorare con te. Parliamo un po' di quello, allora. A parte che eravamo amici pure. Sì, eravamo amici. Io posso raccontare dal mio punto di vista. Fate. Eravamo amici. Io ho iniziato Muscoli a Vita quando stavo alla Shell... che lavoravo per un anno e facevo degli orari abbastanza... Shell, diciamo, a Manchester, a Manchester, no? Bella città. Bella città, mi piaceva, certo. Però diciamo che, vabbè, con l'ufficio mi stavo un po' stretto. Ho iniziato Muscoli a Vita e il sogno, diciamo, perché al tempo era comunque un sogno, era di magari far crescere il canale, riuscire a fare qualcosa di indipendente da solo con un canale cresciuto da me. E mi ricordo che tipo... non mi ricordo se era il primo anno addirittura. Sì, era il primo anno. Di Shell? No, il primo anno che abbiamo fatto l'estate, dove non abbiamo fatto i daily vlogs. Uh-huh. Ma era... Ah, il primo, il primo anno proprio...
E che quel primo anno eravamo praticamente a Barcellona, perché noi dal 2014 andiamo a Barcellona ogni estate, siamo andati per il nostro viaggio post maturità e da quel viaggio praticamente ci piaceva tantissimo Barcellona e ogni estate provavamo a tornare. Io mi ricordo la prima estate che abbiamo fatto i primi, diciamo, video su Muscoli a vita e ne avevamo fatti, eravamo lì, Due, ne credo, avevamo sì. fatti Ero tipo due, venuto una settimana. molto tranquilli. Sì. Mi ricordo ancora che abbiamo preso tipo 1.000 views e noi eravamo tipo carichissimi che avevamo fatto Sì. 1.000 views. Gli edits pure che avevi E fatto dei 3 sì, minuti. e tipo, però quella era la prima volta dove tipo magari io e te stavamo tipo lavorando insieme perché tu mi seguivi in palestra e mi filmavi e provavamo a fare delle cose. E quindi poi ci siamo messi come obiettivo l'anno dopo di fare i daily vlogs. E il nostro obiettivo era di arrivare ad avere un mese libero di tempo per lavorare insieme. Esatto, mi ricordo. Poi dai daily vlogs, quando abbiamo fatto 30 video in 30 giorni, che se non l'hai mai fatto non puoi capire esattamente È cos'è, una cosa stupida. perché filmi dalla mattina alla sera, editi. È stupido. Noi in più non eravamo, diciamo, i più spigliati al tempo in materia e quindi tipo avevamo dei problemi di internet, di esportazione, di Madonna. cose varie che duravano, abbiamo perso le ore. Cioè noi a una certa andavamo a dormire alle 7 di La prima settimana mattina, eh. stavamo a fare media di 4-5 alle 4-5 di mattina. Era Sì, stupido, era stupido. perché dovevamo camminare tipo 3 km Sì, per perché non c'era arrivare. wifi a casa di qua di Gigi, quindi dovevo andare mezz'ora alla libreria. O anzi, meglio, il wifi per uploadare il video era tantissimo e quindi non era abbastanza potente. E ci siamo fatti una settimana che stavamo a camminare. Tantissimo. Sì, Comunque, praticamente io mi subito. ricordo quell'estate lì, che è quando noi abbiamo detto, cavolo, abbiamo fatto 30 video, 30 giorni, sarebbe fichissimo una certa lavorare insieme. Sì, era quello. Perché lì c'era stato un buon coso. E Sì. poi, com'è Poi in andata? quell'anno avevamo discusso tipo magari tipo il nuovo anno a gennaio di iniziare e Tu abbiamo lavoravi, rimandato. Sì, io io stavo sì, ancora all'università. sì, tu stavi finendo di fare il tuo master, Sì, se non sbaglio. sì, sì. E poi da gennaio l'abbiamo rimandato a marzo e da marzo l'abbiamo rimandato a non mi ricordo, settembre, ottobre. Però poi è successo, cioè, quindi anche per quello ho lavorato full time. Io stavo aspettando, tipo, mi stavo cercando di salvare i soldi per poi imbarcare in questa avventura. Sì. Mi E ricordo, quindi come praticamente quello che mai? avevamo detto, io volevo andare un sacco a Houston perché volevo andare a Alpha Lee Gym, che era tipo il mio sogno, un mega sogno, Certo. e lì a quel punto avevamo detto, sai cosa, Sammy, noi becchiamoci e andiamo insieme e tu devi lasciare il tuo lavoro. Come ti sei sentito a lasciare alla fine quello che era il tuo stipendio, che in Inghilterra come alla fine ti avrebbero fatto diventare manager e crescere nella compagnia. Probabilmente Com'è sì. Cioè, se volevo l'avrebbero stato fatto. tipo l'esperienza o tipo la sensazione di dire no ad un lavoro che comunque era fisso, avevi un income fisso, che molti dei ragazzi, anche italiani che magari Certo. stanno ascoltando, aspirano ad Sì, arrivare a sì, quel sì. punto, e tu semplicemente perché io sono arrivato ho detto no, zio, facciamo muscoli a Sì. vita, vieni con me Sì. completamente senza nessun tipo di. Era greca, sì. Non so, come si dice, senza nessun tipo Non di. ci ho ripensato 2 volte e ho lasciato tutto. Ma com'era? Era quella la Proprio cosa. non ci hai pensato, per No, te non era ci ho pensato. tipo. Era tipo, io, cioè, innanzitutto non facevo soldoni a Londra, giusto per rettificare. Però stavo in quello stato dove facevo abbastanza per vivere bene, potevo uscire, farmi la cena. Mi sono pure fatto dei trip con la ragazza a quel tempo. Quindi stavo bene, però lavoravo tantissimo per i soldi che prendevo. Ecco, quindi mettiamo quella. Poi quando Gigi è venuto, tipo, era il fatto che mi hai offerto una via per andare via da Londra. Io Sì. l'ho vista così, Sì. Ti onestamente. Cioè, Londra, 5 anni di eri Londra. stufato un po', Ma che forse. stufa, ma ero proprio depresso. Stavo a Londra, che è una merda di città, becchi 2 giorni di sole all'anno, letteralmente. Quindi è ovvio che stavo tipo, oh dai, vieni a Barcellona e cerchiamo di lavorare insieme, andiamo prima in America, bla bla bla. Io non ci ho pensato 2 volte perché alla fine di tutto era il fatto che io ero convinto che te l'ho sempre detto, che se Giulio inizia a fare qualcosa, io sono convinto che farai il meglio che puoi fare. E quindi sono convinto che tipo se Muscoli a vita o Giulio Ramazio diventa grande, lo farai.
è da quando stavamo al liceo che ti vedevo quando tu avevi qualcosa in testa, sai, tipo no, devo prendere A o 10 su 10 a questo test, lo facevi. E quindi il fatto che tu stai tipo vieni con me, cresciamo YouTube e vediamo dove possiamo arrivare, per me era tipo sì, cresceremo e io facciamo. Farò sì, era, non avevo altre alternative. Certo. Cioè non vedevo altro, e infatti sta diventando questo, come sì. Quando, cioè, era grazie anche a te. Se era un altro stupidino del turno che diceva oh, lascia il tuo lavoro e vieni con me, però sapevo come il tuo work ethic, e sapevo che se vuoi qualcosa lo fai, e guarda che cosa hai fatto, cioè Kaizen, libri, podcast e dai. Quindi I believed in you, cioè credevo. Sì. Avevo la visione come la tua. Sì. Quindi veramente non è stato difficile. Certo, è bello ripensarci, devo dire. Sì. E per dire, regà, ho lasciato la ragazza di quel tempo. ho lasciato la... Sto facendo... sì, devi mantenere il microfono, se no non ti sentono. Sì, ah, vabbè, mi sentono, sì. È un Rode microfono, cioè... No, comunque stavo dicendo che, che ho lasciato la ragazza di quel tempo per venire con te, quindi... Più o meno. Se la vuoi mettere così, ok. Ah. Cioè, vabbè, ci sono storie più, però in generale diciamo è tutto iniziato quello. Perché io me ne andavo via, ecco. Sì. Ok, allora, una cosa hai detto, che era ti eri stufato di Londra, e solamente per dire ai ragazzi, magari in Italia, che stanno pensando di uscire, come abbiamo fatto noi siamo entrambi stati 5 anni in Inghilterra, io ho fatto... 4 anni a Bath, un anno a Manchester, tu hai fatto tutti e 5 gli anni a Londra, ci sta per lavorare, è abbastanza facile trovare lavoro, almeno prima del Brexit. Facilissimo, ora sì, non so. Magari non lo so, però no, comunque lo è. Prima era facile, commesse o ristorazione, molto molto facile. Sì, molto. Però è una vita che molti ragazzi, insomma, arrivano là pensando che Londra sia bellissima, però senza capire che a lungo termine vi potrebbe mancare il cibo italiano, vi potrebbe mancare il clima, ci sono così tante cose che ti dà, ma così tante cose che ti toglie. Sì, e penso che per entrambi noi, dopo aver vissuto 5 anni là, proprio non ce la facevamo più. No, siamo arrivati a un punto dove era tipo... andiamo a fare un'esperienza fuori da questo posto. Assolutamente sì, ma era anche per quello ogni estate andavamo a Barcellona per un mese o due settimane, era proprio per andare via dall'UK e andare in un posto con sole, cibo, tutto, anche, un'atmosfera anche, bella. Fammi dire, una cultura completamente diversa, perché non riuscirete, non potete sapere finché non ci andate e non vedete con i vostri occhi, ma la cultura è molto diversa. Lì si beve sempre e comunque... Ma là non c'è cultura, non c'è un cazzo. Ma no, a me la cosa che mi aveva più scioccato veramente, sia con Bath, sia con Manchester, Londra un po' di meno, ma perché non l'ho vissuta così, certo. Era proprio la cultura del vai al lavoro, finisci di lavorare alle 5 e state tutti al bar a bere e spendere i soldi in alcol, super alcolici, e vi spaccate. Ed e è così, si spaccano! Ogni... Cioè, tipo, cioè, Gigi dice ma che si ubriacano e stanno per terra. Sì. Ma tutti insieme, poi capi, capi, femmine pure, femmine si spaccano di più. A te non ti piace proprio, ogni volta che parliamo di Hai visto delle cose terribili. Perché ho visto, ma proprio tipo, c'hai quella concezione di una donna che è bella, curvosa, vogliosa, tipo la vuoi? Sì. È ovvio, sì, un po' sì, la donna è bellissima, però tipo poi becchi queste ragazze inglesi, pallide, brutte, che si mettono 2 quintali di chili addosso in faccia. Di trucco, sì. E poi le ritrovi che tipo stanno per terra che malissimo, che, ma brutto, tipo che fanno cascare le patatine McDonald's per terra e le prendono da per terra e se le ficcano in bocca, cioè, ubriache. No, ubriache, no, e non ho mai visto scene così durante la settimana, non sto parlando di venerdì, cioè parlo di martedì sera. Certo. E secondo me ed è normale, è quella la cosa. Secondo me quello poi fa vedere che se tu ti devi ubriacare così tanto vuol dire che c'è qualcosa che non va in sottofondo. Certo. Secondo me. E lo fanno tutti, è tipo tutti. Una comunità. Esatto, tipo una perché ti ubriachi fa. Ogni giorno? È perché non c'hai niente da fare, perché l'atmosfera non è bella, perché non ti trovi bene, perché il tuo lavoro è una merda. Cosa che è la verità, raga. Molto cioè, harsh. No, ma è la molto harsh. Sono harsh perché, tipo, dopo 5 anni, però credo che mi sento che mi posso permettere di avere un giudizio così harsh. Certo.
perché è la verità, l'ho vissuta. Ci sta. Ti svegli alle 7:30 di mattina, alle 8 stai nella metro, sì, piena zeppa, tutti zitti, tutti tipo morti, tutti tipo non ci sta voglia, non ci sta niente, sono tutti robot là. Tipo lavori per prendere i soldi, ma è un lavoro costante che non ti dà niente. Diciamo che non vivi alcune sfaccettature della vita che magari niente, che noi vediamo venendo a Barcellona, andando a Roma, così esatto, che si bravo, vive. Esatto. E non solo e non è solo cavolate, perché loro si spaccano più di noi, quindi non è che possiamo, sì, veramente, è proprio, sì, il fatto che lì c'è molta meno enfasi su goditi quello che stai facendo, esatto, goditi la tua vita, sì, e molto più sul hai 17 anni, vai a trovare lavoro, devi fare carriera, hai, sì, trovato un lavoro, ottimo, sì, adesso prendi la metro ogni giorno, sì, non, sì, pensare ad altro, fallo, sì, continua così, ripeti, sì, ah, sì, è arrivato il weekend, dai, a me quella era una cosa incredibile, in, sì, ufficio da me, quando letteralmente stavano tutti, dai, e non vedo l'ora, è giovedì, domani è venerdì, mm-hmm, c'è il weekend, sì, il weekend possiamo uscire, possiamo, sì, sfasciarci, sì, spacchi, e, certo, anche io per un certo periodo a Manchester, vivevo per il weekend, arrivava lunedì e dicevo no cavolo è lunedì devo andare al lavoro, sì, arrivava giovedì, dai che da domani non faccio niente, mi, sì, spacco, esco con, sì, tutti, sì, si fa festa, meno male, e usano il weekend dove spendono soldi, buttano via soldi, oserei dire, in alcol e cose varie, per dimenticarsi della settimana, del lavoro, sì, sì, di tutto quello che alla fine però è la vita, sì, perché il lavoro è 80% della vita, esatto, cioè voi regà vi sveglierete, e dalle 9 alle 6 di sera, yes, quello è il vostro lavoro, quindi io spero che troviate qualche lavoro che vi piaccia fare veramente a voi, sì, e che non lo fate solamente per i soldi, perché, bravo, veramente, bravo, è tutta la vostra vita, il lavoro è 80% e 80% è tantissimo, sì, bravo, hai detto proprio a riguardo dei soldi, è tipo fare una cosa che vuoi fare, che vi piace, esatto, cioè io ho lasciato il mio lavoro per andare a comunque fare una cosa più creativa che magari c'entrava con te che facevi teatro, molto di altro, più, assolutamente creativa, YouTube e tutto, però in termini finanziari non era stabile come il mio lavoro precedente, sicuramente, certo, ho preso un rischio là, ma lo rifarei 40.000 volte, cioè non ci sarebbe mai un scenario dove avrei detto no, sì, anche perché allora tocchiamo adesso, diciamo che è passato, quanto è passato? Nemmeno un anno completo da quando hai lasciato, no. Ci siamo quasi, eppure magari non stai ai livelli che stavi un anno fa, no, in termini monetari, ma in termini, no, di vita, in termini di vita e tutto il resto sto, tempo, direi che solo in termini monetari è l'unica cosa che non ho come, sì, prima, se no per tutto il resto è 10 volte meglio, certo, cioè, letteralmente tutto, vivo a Barcellona, sto bene qua, l'atmosfera anche, vabbè, nonostante il Covid, tutto, sì, quello che succede comunque è bella, e sto ovviamente con Gigi, mio migliore amico, cioè ho la mia ragazza qua, veramente sto vivendo la vita, in più sembra che sto in estate, sto a Barcellona, però vivo qua, cioè quella è la cosa surreale, è così bella la città e sto rilassato, mi sveglio presto, però le mie giornate sono rilassanti, cioè anche se ho tantissimo a lavorare, di solito mi trovo bene, a parte se devo editare 40.000 video, però non si può rimpiazzare come mi sento adesso, oggi, in questo momento, come un anno fa. Ci sta. E quindi... ottimo, yeah, no, veramente, tipo, alla fine ti ringrazio no, per darmi questa opportunità, e alla fine adesso, sì, non lavori nemmeno solo per me, lavori anche per qualcun altro, sì, certo, quindi... lavoro per un altro boss, piano piano sì, stai, sì, espandendo per, assolutamente, sì, per provare, diciamo, comunque a continuare a fare il lavoro che ti piace di più, sì, e che magari ti permette anche di, diciamo, decidere tu quando esattamente lavori, perché, sì, lavorando, sì, da casa sei tu che decidi gli orari. Bravo, cioè pure questo, lavorando da casa, sì, quante, sì, persone, sì, lo possono fare? Noi lavoriamo da casa e veramente, sì, è una cosa che è impensabile, credo, sì, per, sì, tanti, sì. Però io penso che ci deve essere per forza di cose un'enfasi, e io lo dico soprattutto io, sul fatto che un conto voler fare i soldi, ma i soldi in sé
non portano la felicità. Quindi se tu vai e scegli un lavoro solo Certo. perché c'hai un rientro economico, Ma come io certo. potevo fare l'ingegnere e andare a fare la carriera alla Shell Eh e sì. guadagnare un sacco di soldi, Ah sì. però poi se quella è l'unica entrata che ti viene e ti toglie in tutte le altre aree della vita, io non dico che è sbagliato, dico solo che i ragazzi, non mi frega se hai 15, 20, 30 anni, dovresti solamente pensarci un pochino di più, perché è la tua vita. Ma Ce n'abbiamo una, esatto, ma esatto, bravo, è devo quello che stavo per fare, sì, dire. devo, no, devo riportare un quote Sì. di Confucius, Confucio, che dice: "Every man has two lives. The second starts when he realizes he only has one." Ah, che bello. Te l'avevo detto già, No, no? mai, che Che spettacolo. praticamente Dillo in italiano è così che magari. ognuno di noi, Sì. ogni uomo ha due vite Sì. e la seconda Inizia. inizia quando realizza che ce ne ha solo una. Perché, Che bello. perché Sì. veramente alla fine moriremo tutti e la morte diciamo azzera tutti i conti, di conseguenza vivi la vita veramente e non viverla per gli altri o per i tuoi o perché quello è quello che pensi che devi fare, Sì. vivi la tua vita. Direi questo è proprio un testamento di fare quello che vuoi fare nella vita, quello che ti fa contento. Beh, Confucio, sa, grande, sì, grande. ma proprio Mi devo tipo. leggere tutti i libri, cavolo. Cavolo, sì, infatti passami, ci sta. Che Giorgio Young. No, Sì, no, sì. ma che belle parole che credo tu hai sempre predicato, noi abbiamo sempre predicato. Vai pure, Spesso continua a dire. parlare. Che Vai, vai, dice? no. Ho fatto bisogno. E hai sempre predicato, tu hai sempre predicato tipo questa cosa di fare quello che vuoi fare nella vita e credo tu sei l'esempio ottimo, no? Sì, Hai sì, sì. lasciato, come hai menzionato, hai lasciato un lavoro della Shell che per quelli che non sanno la Shell è la Shell, è una compagnia top, cioè, che è, lavora per la Ferrari, non ho capito che la Shell No, la Shell è la compagnia petrolifera, è... fanno Petrolina, tipo sì. Vabbè, miliardi e sono... miliardi Quindi all'anno. per farvi capire, vi dà un'idea di quello che poteva essere Giulio e più o meno ha fatto in quel senso un po' come ho fatto io, hai lasciato Una una cosa via sicura, tra certa, virgolette. ma c'è sicuro, certa al 100%. Mi avevi pure detto ti avevano offerto un lavoro là, Non mi quando hanno, te ne... non però apertamente, ma mi te avevano l'avevano fatto fatto capire, capire. certo. E quindi lasci una carriera certa per andare in una cosa che non sai come andrà. Quindi in Però quel senso anche, credo ci sì. rispecchiamo. Però anche quello alla fine è il bello della vita, Ma secondo me. sì, tu hai E deciso di fare quello che volevi fare, che era YouTube e coach sì. online e tutto quello. E però una cosa importante è capire che quello che lavoravo prima lavoro comunque adesso, se non di più addirittura adesso. Probabilmente. Non è che lavori di Lavori meno, quanto se è solo che non... lavori in quello che vuoi lavorare te e quindi ti Certo. pesa di meno lavorare. Bravo, sì, assolutamente. Quella è la chiave, non è che lavori di Sì. meno, non ci sta un segreto che abbiamo No, non ci sa scoperto. niente. Tipo, io se stavo tutto il giorno al ristorante le contavo e come, io dico ho fatto 12 ore ieri di Certo, lavoro, sì. io le scorse settimane tra Kaizen e tutto ho lavorato tantissimo, però non ci sta un giorno e ti posso dire quanto ho lavorato. Perché? Perché comunque stavo facendo qualcosa che mi piaceva fare. Certo. Le ore le metti quando è qualcosa che ti piace fare. Bene, ragazzi, siamo arrivati a 40 minuti di Siamo podcast. andati in una tangente, non so se... Ci Che tangente sta. siamo... Sì. Questo è il podcast, Abbiamo primo podcast di parlato. Kaizen e questo è Sì. Simon Forrester. Questo Se vuoi dirci sono qualcos'altro, quello che vuoi, ora noi. No, è il no, momento. niente. Grazie... Grazie per essere qui. No, veramente, ragazzi, per chiunque sta ascoltando adesso, io veramente... Cioè, fate quello che volete fare nella vita e lo so che è così cliché da È così dirlo, è così cliché. brutto da Sì, dirlo, sì, tipo sì, sì. tutti lo Ma è cliché dicono perché è vero. perché è vero, bravo, è così vero e tipo tutti lo dicono perché ci starà un motivo. E credo io e Giulio siamo esempi di dove tutte e due avevamo un futuro certo che potevamo fare e abbiamo deciso di fare una cosa incerta, che dove i soldi non si sa quanto facciamo, tipo tutto, abbiamo preso un rischio e il rischio è pazzesco. Perché adesso siamo all'inizio di qualcosa che sarà ancora più grande. E quindi...
cavolo, se tu stai là e stai facendo il dottore o non lo so, il matematico, che cavolo ne so, però stai tipo, cavolo, però ho sempre voluto, non lo so, scrivere questo libro o fare il cantante, o fallo, punto e basta. Inizia da subito, da oggi. Inizia, inizia oggi e Sì. fallo, Come fai questo qualcosa. podcast, il podcast non sarà Esatto, perfetto. siamo stati 90 minuti qua a mettere sta roba. Stavo tipo, vado a casa, mo, però no, e l'abbiamo fatto, Ma poi non veramente. sarà sicuramente perfetto, No, ma però certo che che no. bello poter Sì. rivedere un po' come su YouTube vai a rivedere il primo video del mio Sì, canale. È cavolo. divertente. È divertente, vedi questo Sì, progresso? ma E io ho sempre certo. detto, la vita è una progressione, tu ogni giorno vuoi migliorarti, per quello dico Kaizen, Sì, perché è un Kaizen. miglioramento continuo, si inizia Sì. da dove si inizia, un Yeah. livello baseline, e ogni giorno si fa un passo in I avanti, un love it. passo in Change for avanti, un the better, passo in man. avanti. Cioè, boh, the cavo con Ci Kaizen, no? sta. Cioè, azzeccatissimo con Kaizen. Un po' come il concetto di compound interest, che è l'interesse compounded, non so come si dice bene in italiano. Interesse composto? Boh. Comunque, praticamente che è quel che se tu ti avevo fatto un post su Instagram pure, uno Sì, alla quello me. Sì, 1, sì. Ah, certo, vabbè, me ne hai parlato. Sì, 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 1 sì. alla Sì, 30, quindi se ogni giorno fai sì, sì. 1% di quei, poi no, nell'anno tipo 1 avrai alla fatto. 30, Sì. quindi 1 alzato alla potenza 30. Sì. Io Quanto è, Simon? in matematica, regà. Sono un artista. 1 alla 30 è 1, non lo Bravissimo, 1 alla 30 è so. 1. Perfetto, sì. E invece se tu fai 1% in più, Sì. quindi è 1.01, Sì. che è pochissimo in più di Non è 1.00, niente. 1.01, Sì. Se lo accumuli se in lo un accumula in un mese. mese, Sì. se non sbaglio, arriva tipo a Tanto. 37. Una cosa così. Magari ho detto una cavolata, però mi Il sembra che era così. punto però è quello che fai conto se quello che stai dicendo è tipo se Dai metti un un 1% in più ogni ogni giorno. giorno e ottieni 37 volte i risultati in un Esatto. mese. Quindi è tipo, Gigi O sta in dicendo se tu un anno. vuoi fare il cantante, se tu ogni giorno ci metti, non lo so quant'è in minuti, 5 minuti al giorno, quello che è, 10 minuti dove ti dedichi a questo tuo obiettivo, in 30 giorni vedi i risultati, una cosa così. Non ho capito bene, Sì. Sta, ci può sta, ci può sta. Fammi vedere, 1 per 30? Ho toppato? No, allora in un anno, però. Sì. 1.01 Bravo, mi ricordavo che era un anno, infatti. alla... Quanti giorni in un anno ci stanno? 365, credo. 37.8, quindi in un anno, Sì, scusate sì, ragazzi, ho fatto un po' una sì. Sì, in un anno, defaillance. però era quello il punto 1% al comunque. giorno, Sì, in rimane più sempre ogni giorno, che alla fine è pochissimo. quello. In un anno stai 37 volte più in avanti rispetto a fare Quindi che esattamente la cos'è? stessa È cosa. un'ora al giorno? Un minuto al giorno? Ok. 1% in più. Non Non è niente, regà. è Fate i calcoli, niente. non è niente. Vabbè, ci siamo dilungati un pochino, siamo un po' stanchi. Sono le 9.25, non abbiamo né cenato né mangiato, solo bevuto, Simon. Quindi, se state ancora ascoltando, io vi voglio ringraziare veramente di cuore per il supporto. Fateci sapere nei commenti cosa pensate di questo podcast. È il primo podcast di Kaizen con il nostro ospite speciale, Simon Forrester. Thank you very much, guys. E niente, Sì. dateci un po' di feedback così sappiamo chi invitare, i prossimi ospiti, come migliorare il podcast. Bello. Sì, commentate, fateci sapere quello che Stato cool. pensate. E credo questa idea ci sta tanto. E so che tu, Gigi, vorresti fare questo più grande. Quindi Ah sì, supportate questo sicuramente. movimento Secondo me del era podcast. divertente, no? Questo è fighissimo. Ci Peccato che sta. solo Secondo una volta posso me dovremmo fare venire. più tipo. Sì, so. La cosa figa sarebbe mezzo prendere il microfono e fare io, Io Simon. non ho Capito? Fare toccato, ho proprio. paura di questa cosa qua. Sì. Va bene, e sono sicuro che rifaremo un altro episodio con Simon, ma nel frattempo lo salutiamo. Dai, grazie G, Grazie grazie a Kaizen. a te. Se volete ragazzi, il prossimo lancio di Kaizen sarà a settembre Oh yes. e usciranno due pezzi sicuramente nuovi, forse tre, e sarà una Sicuramente bomba. due. Sarà una bomba. Dai, Dai. bye bye. Ciao. Was it very, was it audio baby? Sir. Vabbè.